Sicuramente qui siamo alle prese con un contratto che è stato sottoscritto fra Delta Tour e i coniugi Rossi. Questo contratto prevedeva un pacchetto di 2 settimane di vacanza, con una settimana, diciamo così, statica di riposo e un'altra invece con un tour attraverso con una jeep, eccetera, un tour nel deserto. La signora ha sostenuto che ci sono stati gli inconvenienti. Questi inconvenienti in buona sostanza si sono sostanziati da una parte più nella seconda settimana che nella prima, col fatto che la jeep, la vettura che li portava in questo viaggio nel deserto si è rotta improvvisamente, per cui hanno avuto uno stop per poter riparare, permettere di riparare questa jeep. Sono arrivati in un albergo che era diverso da quello indicato nel dépliant illustrativo e che in quella seconda settimana anche il vitto che è stato offerto in albergo non era, diciamo così, di loro gradimento. Oltretutto ci sarebbe stato un inconveniente verificatosi con la tubatura dell'albergo, per cui le signore avrebbero subito, diciamo così, dei danni ai beni che avevano portato con sé, e da ultimo hanno avuto anche arrivato un ritardo sull'aeroplano del rientro. Io recepisco quella che è la sua richiesta odierna e chiedo a questo punto al signor Bianchi invece di voler esporre la sua versione dei fatti, invitando fino adesso la signora Rossi per quanto possibile a non interrompere, così come ho chiesto prima al signor Bianchi, a non interrompere durante la sua esposizione.